Non demordono gli agricoltori abruzzesi che stanno protestando contro quelle che hanno definito scelte scellerate dell'Unione Europea. I 300 trattori sono ancora presenti nell'area dell'ex Coffa di Pescara da tutto l'Abruzzo. Hanno sfidato il freddo della notte ai manifestanti che con trattori a seguito chiedono all'Europa di modificare scelte che condurrebbero all'estinzione dell'agricoltore. Ieri c'è stato un incontro con il presidente della regione Marsiglio, ce ne riferisce Carlo D'Onofrio, organizzatore della manifestazione. Abbiamo riportato i nostri quattro punti salienti, 4-5, naturalmente ci ha accolto più di due ore il presidente, che lo ringrazio personalmente e a nome di tutti quanti, e attendiamo sue notizie in giornata o nei prossimi giorni. Quali notizie? Le notizie è che le richieste che abbiamo fatto, tipo togliere le accise sul carburante agricolo, che magari potrebbe lui stesso riportare al Ministro dell'Agricoltura. Ieri ha detto vogliono distruggere il Made in Italy. Beh, naturalmente l'Europa questo già lo sta facendo, come avete tutti ben sentito, sentiti in Emilia-Romagna. Vogliono dare o danno dei contributi per lasciare a spasso i nostri terreni, per non coltivare. E naturalmente come mangiamo? Naturalmente importando prodotti dalle altre nazioni, prodotti naturalmente igienicamente parlando non sono un granché da quello che si dicono. Le cavallette magnete volevo in dialetto, perché il nostro grano non viene mai più rispettato, sia come qualità e sia come quantità, che voglio che noi ci dobbiamo fermare. C'abbiamo tutta roba genuina qua. Le prelibatezze della nostra terra. Perché questa manifestazione? Siete compatti, siete tutti insieme per dire no a cosa? Il nostro settore ormai da anni è stato causa di tanti abusi a livello, diciamo, sia delle amministrazioni, cioè ci troviamo in balia di nessuno che ci rappresenta, sindacati e quant'altro. Insomma, la preoccupazione vostra è molto palpabile, soprattutto per il futuro delle vostre aziende, che rischiano davvero la chiusura. Sì, assolutamente, noi rischiamo la chiusura perché abbiamo costi insostenibili, norme allucinanti che praticamente contrastano solo noi che facciamo parte dell'Unione Europea, ma altre nazioni importano prodotti senza controlli, senza soggettarsi a nessuna norma, e ci fanno le scarpe nei nostri mercati. Qua non ci ascolta nessuno, che stiamo a fare qua? No, io mangio questa roba qua. Sì, ma a lei... Che se lo mangi di politici nostri. Chi ha autorizzato la farina di grilli o che deve mangiare il pane fatto con la farina di grilli? Se c'hanno il coraggio. Non è che loro mangiano il pane fatto col grano e noi mangiamo quello di grilli. Bravo Ciccarillo! Una cosa buona ogni tanto ti dico.